Se io dico Attilio, manco cagnolo, signore e signori, il mitico Passarella. Buonasera, buonasera. Ma dormeva là, a luna di notte mi fanno scena. Sti disgraziati. Comunque, fatemi salutare prima e ringraziare i mercati di città. Grazie. Ringraziare anche Bella Vita Eventi, quello disgraziato di Nicola Taliente, quello ci ha da portare al cimitero. Da Ville ci ha portato al giardino, da giardino ci ha portato qua, ne da poco, al cimitero ci ha da portare. Lo disgraziato. Oh, come state? State bene? No, più forte. State bene? Sì. Allora domani pozzito, dottore. Non trova nessuno, sta tutto buono. Disgraziato. Trovo sempre il stesso vecchiarello. È contento pure. Una nocchettina. Hai avuto una bella colga. E tu, nano, tengo una bella tosse. E mi si è bella la tosse di Natil che viene a farlo. Che poi vengono tutti vestiti che i pellicci e che... Come faccio il dottore a sapere che stai malato? Io che già cupi giù. Il dottore appena mi vede fa passare che stai malato. Perché lo capisce. E che cosa è? Ma va a farire, ero è una parola. Qua stiamo tutti un guaio. E isti che è un guaio da voi. Non tengo il lavoro, sono disoccupato. Non tengo la pensione, non tengo i contributi. E voi che sta qua? Che allora si fregano i soldi, sti disgraziati di politici. A me no. Quando ci ha chiesto a mia moglie, vedi che non pozzi in pensione, quello non è che capisce tanto. Ha detto, vabbè, non andiamo in pensione, andiamo in albergo. Perché mia moglie non capisce di queste cose. Quando ha sentito che la mannezza ha aumentato, mica mi ha facito a più. Teniamo un giardino chini chini. Ha detto, mo che aumentano una volta ce la veniamo. Che poi io non voglio parlare male delle donne perché hanno già parlato i miei amici. Però siamo stati cacciati dal centro commerciale noi, per colpa sua. Non rende, signore. Stiamo camminando e stavo quel che veniva in materazzo. E io esco camminando, e io quella ha detto, signora, compriamo il materasso a suo marito? Ha detto, mi chiaro, no, mio marito non lo usa. Come non lo usa? Se vuoi, dorme all'ambito. E avete chiunanza quando stavo quel che veniva i telefonini. Poi lei pure borga, a minico. Sei vicino da me, ha detto, vuoi passare a tre, eh? Ma mia moglie si è fatta roscia roscia. Te ne vuoi da qua, stando con noi? Ne è buono bacio, ci sui figuramici a tre. Più non sa ancora, stai tranquillato e te, che se sono avvicinato, dice, signora, compriamo i bimbi. No, noi facciamo anche, non ti preoccupare. Siamo stati cacciati. Che poi non solo mia moglie. Io mi trovo i compagni, che ho abbonato. Uno peggio di un altro. Aire uno, Giovanni, è venuto e ha detto, Passarì, che? Conosce uno scarpo buono. Perché che fa? Ha aggiustato il telefonino.
E gli do scarpur, sì, te ne dei tac, voglio far mettere te dei tac. Mannaggia, demonio, mannaggia. Ah, però, la tuyuna, Pasqua, camminava soltanto con guinzaglia, così un che non ci stava. E camminava con guinzaglia. Ha detto, Pasquale, che stai combinando? Ha detto, non lo vedi? Sto portando il cane a fare i bisogni. Ha detto, ma un che non ci stava? No, oggi non c'è voluto venire. Ammalato però. Tutto, che poi tutto a me succede. Io stavo a fare il circolare tra se una signora ciacciotto. Dopo di che sono trasferito da rete un da mince. Avevano puntato che avevano pigliacque. Si hanno avvicinato e hanno detto, signora, biglietto. Quella mi sa venendo in do portavoce qua. Ha cacciato il cellulare, il portafoglio, di chilo e mezzo di mulagnano che aveva cacciato. E poi ha cacciato, ha pigliato un foglietto tutto arravogliato. Il controllore ha guardato e ha detto, signora, a me non mi frega. Sto biglietto è vecchio. E la signora ha detto, ma perché ha circolo re nuovo, non hai capito. Tutto a me succede. Tu vuoi proprio. Che ipo, ascolo, ma non c'è pure da ascolo a me. Tutto a me succede. Io tenevo la professoressa di matematica, che non tiene di problemi. Che invece di dopo psicologo ci aveva risolvito qui. Ne si tutti i problemi che viene a fare, non hai che capito. Che poi che faccio il passariello? Risolvimi questo problema. O tu, io me che muro su. Tu c'hai 10.000 lire in tasca, tanto si usavano i 10.000 lire. Tuo nonno ti danno altre 10.000 lire. E tua nonna un'altra 10.000 lire. Quanti soldi c'hai in tasca? Ha detto 10.000 lire. Ha detto tu non conosci la matematica. Ha detto e tu non conosci mio nonno e mia nonna. E mi cacciarono in tasca. Allora papà mi mandò a fatica. Il primo mestiere che ho fatto è stato un meccanico. Oh, io ero piccolo, quello mi diceva a me, passare tu e fa tutto quello che ti dico io. Babù. Stavo smontando la 500, un motore della 500. Tutto insieme un motore stava cadendo. Ha detto invece a me, passare fa subito, picchiatici fa subito. E ci ha chiesto che gli fa picchiatici fa subito. E mo sono uscito fuori, stavo passando la nove. Ha chiesto la nove o stesso sì la nove la dici fa subito picchialo. Sono chiamato e me ne so io. Ma io non sapevo che la nave facevo un giro di foggia, però. Un spudolo, un cimitero, gli aveva l'incoronato, poi passavo per Borgo Mezzanone e poi a Ruovo. Quando mi sono ritrovato all'una e mezza, ho trovato con un motore in bacio. Ha detto, che fate, stato? Vogliamo al licenziato immediatamente. Manca ma sud, licenziato immediatamente. Mio padre mi faceva un paliatone. Ca centro. Mio padre stava sempre in centro. Mia madre no, mia madre porta i zuccoli. Quelli zuccoli che i tac grossi però, che sono telecomandati. E io andavo da chi ti mamma ti voglio cattare i pantofoli, no, i zuccoli tutto l'anno.
es nisi ma anche se si mi cinque figli es umena e dice una ma casà c'è Attilio per esempio quello è terribile. Io stavo in bagno, che sono tutto tutto là, manca a capire, poi mi pronto a capire. Come cacchio faccio? Mia madre. Allora mio padre il giorno dopo mi portò a fare un altro mestiere. Andai a fare il tubista. Dici, sta attento qua, non facendo imbrugli. Che fa imbrugli? E io mi scoppola! A disotturare, a sgupplare, no? Non bagna una signora. Uccesso. Allora, quello là diceva, passare da me la ventosa numero due. Brum, brum. Stuccesso non sgupplò. Dammi la numero cinque. Drum, drum. Stuccesso non sgupplò. Caghetta signore, ma che è andata a finire dentro? Ha detto che ne so io, il bambino, ma tu creature? No, ha detto che ne so io, il bambino che ha buttato dentro. Allora un master dice, passare, prendi la ventosa numero 10, quella elettrica. Voglio appena mettere la ventosa numero 10. Brum, se ne veniva pure uccesso. Ha preso il cesso e è uscito un bicchiarino con la cavazzina sbottonata e la mutanda fascia. Che c'è? Tu mi hanno detto, no, no, che fai qua? Ha detto, che ne sa, ci stavo cacando a bacio, ma che sono tutto. Che poi mica è finito. Ha detto, bacio a me, passare qua, ma cagnavo il cesso. Va a bacio, va a picchiare la cagnetta. Ha detto in dosto c'è la cagnetta, vedi la rete in tuo cofano. Io sono scenduto a bacio, ma in tuo cofano la cagnetta non ci stai. E voi che fa? Picci, Billy, esci qua. Sotto la macro, ehi, esci qua, niente, la cagnetta non ci stai. Meno male che è passato uno con quelli con grossi, vedi? Come si chiamano quelli? Quelli che si mettono i cavalli là. Eh? Alano. Alano. E forse quando è da un culo, e forse... Alano. E mai gli fatto prestare. Che sta Alano non volevo... Manca l'ascensore ha voluto, ma gli ha voluto pigliare un peso e portarlo fino a sé. Mamma, quando ha morto se... Ah, signore si è incazzato. O master si è incazzato. O cane si è incazzato. E mi hanno licenziato. Oh, appena gli pirta l'ascensore, stavo il zucchero di mamma. Come faceva a saperlo che stava là, non so. Sempre un pagliatone da papà mi faceva. Sempre cacinto. E un giorno dopo mi mandano a fare nato mestiere. Sono andato a fare il benzinaio. Ha detto papà qua che vuoi puoi fare? E metto o a benzina o a diesel. Quindi uno, forse mi conosceva, che una Mercedes grigio metallizzato, nuova nuova, appena uscito dalla casa discografica. Venì là e mi dice in bacio a me, passare, dacci una botte di vetro che sto c'è una cagatera. Io ce lo domando sempre, che fai? Dacci una botte di vetro, io mi voglio pigliare un caffè. Mo un click da Mercedes, e fesse quando è, ci ha chiesto una botte, si è crepato tutto un click. Oh cristallo annanzi, mammi il lucro di qui, papà sti spagando anche i campioni. E da tanto mi hanno cacciato, manca fatica. E mi è venuto in mente di fidanzarmi e di sposarmi. E fè, là che passa di voi, là. Là che passa tutti i voi.
tu se chiedi a tua, a un amico che ora so, quel ti dice so e 11:30 e finisce. Domanda a Miguel, scusi cara, che ora sono? Perché che fa? Mo te ne i, te ne sci e mi lascia sola qua. Noi siamo sposati per stare sempre tutti e dici, noi a festa qua e tu che esci hai quel pallone che i compagni tuoi. Mica mi ha detto che ora è. E che capre, i fe, non vuoi. Tu ti retiri da fatica, manca ti assiste che stai dando la prima furcuta. Vedi che ruota la bolletta della luce. Se ti pagavo il condominio. E se ruoti i tassi alla creatura, te ne voglio chiudere. E che fammi mangiarmi. Di quello che succede è sempre a nostro qualunque se stai tu a rompere la luce in tuo frigorifero se stai tu a rompere la lavatrice e che usa la lavatrice sempre a me e poi svelto e come è svelto ti metto un piatto e tu levi da naso non faccio manca vedere meno male che abito prima pieno l'altro giorno mi sono trovato a bacio e ci ha chiesto quando scudolì il lenzuolo o vedessi io mi sono avvezzato da letto o no e che cosa non parliamo d'amore non parliamo di e voglio noi in un bar a 10 a Iro 8 a 9 iso blechedeche nero ernin deva talan che la prima voce buona perché stiamo belle è d'inverno la seconda su dome perché è agosto e voglia vedere film pornografici a notte e esca e dice ma io ho sentito dei lamenti. No, quella è la partita pallone, se danno i cavici in dei spezzelli e si dà. Ha visto una scena la tua giorno, due incruattati che non ne usaccio come Stefano, saranno andati così. Ma è per un capo di farla perché. So io ti sapevo, esso già dormeva, se sentiva. Mi sono denudato tutto quanto. Chi lo ci ha studiato perché dice che si scanta. E mi sono messo in dolito. E visto nei mascoli come facevo con i pedozzini, ti. Te ne vai da qua! Hai fatto passare 4-5 minuti che nata volta con i pedozzini. Ti mi sto avvicinando. Hai visto che ci stai? Hai detto cara, sto senza mutandine. Ha detto ma domani è venerdì, ti devo cacattare. Ife, la cosa più bella che il Signore ci ha dato, le donne. Le donne sono una cosa bellissima. Il Signore ce l'ha data solo che ne non si vuole picchiacchi un dretto. Allora io devo fare soltanto 4-5 pubblicità, mezz'ora, non ve ne aiuto, Din don, pubblicità. Signori, non bevete la birra fa male, mio nonno con la birra morette. Ma se la vita dice, dici. Aspetta. Pubblicità.
I vostri figli sono stitici? Non cacano più? Dateci le merendine, dopo un poco plum cake. Pubblicità. Fa freddo, piove, zapatasci, bevete il vino. E che vino m'avevo? Peanut grigio. Oh, questo è l'ultimo, però, quindi la voglio... Dai, ma sto facendo tutto su di me. Non mai che mi hai fatto tanto. Pubblicità. Che è, passari? Che ne saccia? È venuto l'onomastica mia e mia moglie mi ha regalato un slip nuovo. E ogni tanto sento che si muove qualche cosa. E che marca so? Ragno. Ciao, alla prossima. Vi voglio bene. Sì, ciao. Sì, 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 sì.